Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo video di Assassin's Creed Syndicate. Mi raccomando, proviamo a superare i 3000 mi piace per questo nuovo episodio della serie, quindi iniziamo. Ed eccoci ragazzuoli che ci ritroviamo addirittura su una corda con il nostro Jacob Fry e vi mostro da subito una bella novità. Infatti, non so se notate, sto indossando delle vesti piuttosto fighe. Magari se proviamo a scendere in qualche modo ve le mostro da subito. Pensavo stesse per dare una testata sulla barca, poi per fortuna non è successo. E sono gli abiti del barone, non ricordo il nome. Comunque raga, davvero sono fighissimi. Quindi credo che li terrò per un bel po' di tempo. Qualcuno mi ha consigliato anche di mostrare nella storia gli abiti di Ezio, di Edward. Ma ragazzi, quei vestiti, essendo dei vestiti speciali, li mostrerò in dei video speciali. Quindi in video da parte, senza spoiler, in modo tale che li possano guardare tutti. Questo qui ragazzi, davvero mi sembra cazzutissimo come vestito. Adesso svolgiamo la missione Un goccio di tè. Jacob intende seguire le casse di armi di Cockham a destinazione per mascherare Plutus, l'uomo che ha pianificato il furto alla banca, e possiamo anche ottenere la cintura di rete metallica. Giochiamo. Se sapessi che carico era, potrei collegare le armi al proprietario. Ottima idea, Freddy. Introduzione davvero brevissima. Ci siamo, il punto della spedizione. Dove sono le casse da Cockham per il signor Plutus? Trova le armi di contrabbando, contrabbasso, perché a volte... Cioè ragazzi, vi posso assicurare che ho difficoltà anche a leggere, perché talvolta registro per molte ore. Ebbene sì ragazzi, registrando 2-3 ore di seguito, la testa ti parte completamente. Comunque vabbè, questi sono dettagli. Oh mamma mia. Suppongo di aver trovato il carro. E guardate quanti nemici ci stanno qua. Vediamo, eh. Potrei provare a stordirli in qualche modo, non lo so. Ce ne sono troppi. E vabbè raga, a sto punto colpiamo. Ma perché dobbiamo fare sempre tutto in stealth? Tanto vale ogni tanto fare bordello, spaccare tutto. Perché effettivamente è una mia scelta quella di voler fare tutto senza farmi sgamare, fare sempre le cose in stealth. Però ragazzi, dipende anche dal proprio approccio col gioco. C'è chi vuole fare le cose in maniera più tranquilla, senza farsi sgamare, e io però sono sempre quel tipo che vuole fare bordello. E invece proprio con Assassin's Creed Syndicate mi sono, tra virgolette, un po' autoimposto di fare le cose con calma. Ma adesso ragazzi, basta. Distruggiamoli sti cretini. Bene così. E ora possiamo cercare tutto con tranquillità. Vediamo, il carico è questo? Dai uno sguardo, bro. Sì, ma puoi anche togliere tutto. Magari dopo. Ok, quindi sembra di no. Questo è semplice tè. Quindi questa volta non vorrei farmi sgamare. Vediamo se ce la facciamo, altrimenti chi cavolo se ne frega. Ci sono un po' di nemici però. Qualcuno riusciamo ad ucciderlo senza farci vedere. Poi gli altri non credo. Allora, colpisci lui. Dai che non abbiamo fatto bordello, meglio così. Metti il cappuccio e uccidiamo anche questo qui. Peccato che due mi hanno visto. Vabbè raga, è andata così. Fa nulla, scansati. Meno male, non mi ha preso quel colpo. Quindi, ucciso. Oh, alle spalle, guarda. Brutto, brutto che non sei altro. Perché infatti sono dei brutti questi. Quindi distruggiamoli. Vediamo, riesco a fare la combo? Sì, l'ho fatta la combo. Peccato che la visuale era completamente all'interno del coso di fieno qua. E vabbè, è andata così ragazzi, fa nulla. Ora, finalmente, ci siamo. Però a posto. Questo è segnato. E adesso qualcuno recupererà le casse. Nasconditi fino alla partenza del carico. Benissimo. Proviamo a salire qua su e nascondiamoci. E ci nascondiamo qua su, in bella vista. Non vorrei che il nostro tè vada in polvere, vero? Proteggete le casse. Qualsiasi errore vi costerà caro. Non serve gridare, abbiamo sentito. Bene, perché non intendo ripeterlo. Peccato non avere tempo per una finta. Segui il carro con il carico. Ragazzi, ho un'impressione. Ovvero che dovremo seguire il carico solo tramite il rampino, tramite il lanciacorda. Cosa secondo me non propriamente fattibile, Vediamo un attimino. Meglio tenermi a distanza. Io cercherò di tenere sempre
sotto la vista il carico, ragazzi, anche se non è facile. Dobbiamo muoverci troppo in fretta. Vediamo un po', dai. Ragazzi, se notate, il carro è appena entrato in un luogo e si è anche fermato. Le armi sono qui. Faremo come al solito. Il signor Tupenny apre il cavò. Rubiamo e lasciamo i soldi al suo magazzino. Muoversi! Ci aspettano! Alla Banca d'Inghilterra! Ok, un goccio di tè, missione completata, cintura di rete metallica ottenuta. Così Plutus è Tupenny. Ok, vediamo un attimino. Tra l'altro, vabbè, sta cintura poi la metteremo in seguito. Cos'è che fai? È caduto da solo! E ora, ragazzi, finalmente inizia una missione molto interessante. Un Penny falso. Jacob si prepara a entrare nella Banca d'Inghilterra per fermare la rapina ed eliminare Tupenny. Tra l'altro, ragazzi, notate la ricompensa. Maestro assassino. Otteniamo i vestiti, finalmente. Vai! Beh, novità? Sì, ma non ti piaceranno. Come puoi vedere, tutti noi della famiglia Aberline abbiamo una robusta costituzione. È Tupenny a rapinare la banca. Il governatore della banca. Ora ho bisogno di sedermi. Adesso non c'è tempo, quel bastardo sarà già nel cavò. Come entrerai? Non voglio saperlo. Certamente. Ma tu sai dirmi come posso entrare lì dentro? La banca è progettata per proteggere le riserve auree inglesi. È una fortezza tenuta sotto chiave. C'è un direttore, il signor Osborne. Solo lui ha libero accesso al cavò. Lo troverai vicino all'entrata. Oh, ah, sì. C'è un uomo che sorveglia senza sosta la porta del cavò, pronto come un falco. Se ti vede, la bloccherà subito. Il capo delle guardie, Gus Howard, conosce bene Tupenny. Sarà coinvolto, questo è certo. Caro Fry, ti prego, un po' di discrezione. Il solo modo di incastrare Tupenny è coglierlo sul fatto. Non voglio che tu prenda rischi e non voglio sorprese. Questa è la Banca d'Inghilterra. Se ti trovassi nei guai, sarò nell'atrio. Camuffato. Tupenny non lascerà mai il cavò. Ok, ed eccoci qua con tre opportunità: direttore della banca, capo della sicurezza e guardiano del cavò. Allora, come sapete, a me piace fare sempre tutte le opportunità. Trova il passaggio segreto, ma anche stavolta, come quando dovevamo uccidere Hathaway, mi parlavano di quel passaggio segreto e io non sono riuscito a trovarlo, porca miseria. Questa volta, ragazzi, non so se riuscirò a trovarlo. Vediamo quello che succede. Come al solito, e come sapete, preferisco attaccare dall'alto. Quindi, ragazzi, troviamo una di quelle entrate. Trova le occasioni. Sì, vabbè, le occasioni le troverò. Cercherò di sfruttarle appieno. Anche se una dovrebbe essere proprio qua in basso. Non so se posso magari già parlare con lui. Individua, vediamo cos'è che ci dice. Rapisci il capo della sicurezza. Sblocca uccisione speciale. Conosce i punti di Tupenny. Vabbè, rapirlo forse non è la prima cosa da fare al momento. Suppongo ce ne siano altre. Quindi, perché no, perché no? Oh, magnifico! Perfetto per la tomba di Tupenny. Ed eccolo lì. Lui rapisce il direttore della banca. Sì, ma quanta gente devo rapire io, scusami? Non è che posso rapirli tutti. E lui, invece, vediamo un po' che mi dice. Lui dovrebbe essere, ecco, quello lì. Ah, questo è proprio da uccidere. E raga, non so che succede se io lo elimino. Non so perché me l'ha fatto rivedere. Allora, ragazzi, io ho sempre un coltello a disposizione. Togliamo anche l'occhio dell'aquila che mi infastidisce. Allora, facciamo così, ragazzi. Lui al momento sta uscendo. Proviamo a colpire questo qui alla testa. Eliminato. Non credo che mi abbiano visto, o almeno spero. Facciamo così, proviamo a scendere. Nessuno dovrebbe riuscire a vedermi. Provo ad uccidere un attimino questo tizio. Ti stai avvicinando a una zona vietata, lo so. Lo so, lo so, lo so. Però devo rapire questo qua.
Al momento sta arrivando, tra l'altro. Quindi proviamo a nasconderci, dai, proprio qua dentro, bro. Come al solito e come i veri assassini. Ora non mi vede più e possiamo attaccare. Dimmi che non ci sono altri nemici in giro, altrimenti mi metto a piangere sul serio, eh. Rapisci, rapisci. Ecco qua, sei mio. Dov'è tu, Penny? Pietà! Oh, famiglia! È nel cavò a guardare i suoi dipinti. Ok. Uccisione speciale disponibile. Trattieni. Ehi, ehi, ehi. Amico, facciamo così. Stordiamolo. Almeno lui rimane un attimino a terra. Ora, tramite proprio questa cosuccia che abbiamo fatto, ci siamo assicurati la possibilità di, in pratica, riuscire a fare un'altra cosa fondamentale. Aspetta, questo può vedermi però. Non mi vedere, ti prego. Non appena si volta lo becchiamo. Come dicevo, possiamo fare una sorta di uccisione speciale. Quindi, infatti, uccisione speciale disponibile. Proviamo a rapire anche lui. E non mi colpite, vi aiuterò. Che cosa dovrei fare? Gradirei un tour privato nel cavò. Ok. Trattienilo. Qua, signore, i registri si trovano qui. Aspetta, quindi devo entrare con lui? Trattienilo. Sì, credo che io debba entrare con lui. Ho raggiunto questa posizione. Vediamo, vediamo. Forse devo davvero tenerlo come ostaggio. Oh, aspetta. Che cavolo mi fai, bro? Ti do un pugno, stiamo calmi. Ragazzi, ho lasciato quel tizio per essere appunto qui. L'uccisione speciale è disponibile, devo nascondermi. Però raga, avete visto quante guardie ci stanno qui? Come faccio ad ucciderle tutte? Lo trovo leggermente incredibile. Ecco, ne stanno arrivando un botto, raga. Non so cosa diavolo fare al momento. Facciamo così. Stiamo nascosti. Non appena arriva lo uccido. E non deve assolutamente avvertire anche gli altri. Quindi lui ucciso subito. Molto bene, raga. Davvero molto figo anche. Devo trovare un modo. Se riesco a trovare un modo è ottimo. Vorrei provare a nascondermi per fare l'uccisione speciale, ma non so come fare a raggiungere quella posizione. Ragazzi, io provo un attimino a scendere. Vedo quello che succede, mi stanno vedendo. Aspetta, aspetta, facciamo in fretta, via da qui subito. Via, via, via. Raga, non so se mi vedono, spero di no. Nasconditi, devo diventare anonimo. Ragazzi, non so se riescono a vedermi da qui. Io mi auguro di no. Sembra che non arrivino più qua. Dai raga, finalmente, nasconditi. Ci sono, mi metto lì dietro. Sarà spettacolare. Non appena arriva lo uccidiamo, vediamo. Lui non se l'aspetta per nulla. No, dai. Guardate che figata. Dobbiamo colpire. Manca pochissimo, bro. Che dite, andiamo? Credo che io debba premere solo un tasto. Uno, due. Lo aspetterò un momento più opportuno. Non ce l'avrai. Il momento opportuno. Cavolo, che figata, eh? Hai rubato il tuo ultimo scellino al popolo di Londra. Quelle bestie sprecano i risparmi. Noi li sappiamo investire. Niente verrà mai costruito o migliorato. Assolutamente niente sorgerà dal fango senza noi a guidare, a plasmare il futuro. Ne beneficeranno anche loro. La città è loro, non vostra. Senza gli investimenti non ci sarebbe nessuna città. E così morì, molto contrariato, lui. Per pagare Caronte. Mamma mia, ragazzi. Che figata. E ora suppongo che dovremmo fuggire da qui. Purtroppo il passaggio segreto non l'abbiamo trovato. Lui è rimasto là a terra. Ragazzi, qua non si scherza, eh. Eliminiamoli un po' alla volta. Ho ucciso questo.
E ora allontaniamoci da qui. Guardate quanto denaro, o meglio, sono addirittura lingotti d'oro. E ora, con L1, riusciamo ad andare via. Eccoci qua. Possiamo uscire? Ebbene sì. Ucciso. Vabbè, purtroppo, ragazzi, qua un piccolo scontro dovremo farlo, eh. Ci sono un bel po' di nemici. Aioioi. Allora, ragazzi, a questo punto, a mali estremi, estremi rimedi. Caro mio, perché non ci allontaniamo? Ecco qua, almeno non riusciranno a beccarmi. E anzi, usciremo dalla zona nemica molto molto in fretta. Ed eccoci qua. Dobbiamo diventare anonimo, ma credo che sarà roba di pochissimi secondi. Almeno così loro ci perdono anche di vista. Ci mettiamo anche il cappello. E infatti... C'è stato un omicidio! Grazie a Dio! La polizia, siamo salvi! Arrestateli! Per aver osato derubare la gente di Londra! La Banca d'Inghilterra è chiusa, fino a nuovo ordine. E guardate lui come soddisfatto. Purtroppo niente passaggio segreto, però abbiamo gli abiti da maestro assassino. Sì, finalmente. E che succede? La nostra valuta è derisa. L'inflazione galoppa. Tupenny è stato ucciso. E il Parlamento non fa nulla. L'atto non passerà, signore. Quel buffone di Disraeli è condannato. Ve lo assicuro sul mio onore. Il vostro onore conta poco. Come osate, signore? La gente di questa città ha sofferto troppo. Oggi ho dato un aumento ai miei operai per contrastare l'inflazione. Cosa? Rifornirei l'intera Londra se potessi. Intanto voi, sedete al club a filosofare di conti e di promesse che il vostro onore non può pagare. La vostra borsa, invece... Mi chiedo quanto pagherebbero per occultare la vostra storia. Almeno quanto Disraeli offrirebbe per le vostre palle, suppongo. Ma siamo logici. Perché dovrei limitarmi a uno o l'altro, quando posso avere tutto? Che ne dite? Dovrei riscuotere? Basta indugi. Il Parlamento deve tornare a governare. Di nuovo. Intesi? Conoscete la strada. Inquietante. Parecchio. Ebbene ragazzi, il video si conclude qui. Mi auguro che questo episodio vi sia piaciuto, quindi proviamo a superare i 3000 mi piace. Ricordate di iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Seguitemi su Facebook e Instagram, link in descrizione. E proprio qui in basso trovate anche il link del prossimo episodio. Quindi alla prossima, ciao!